In caso ve lo foste chiesti numerose volte prima di coricarvi, ecco che cosa manca a Seba dei treni giapponesi rispetto a quelli italiani. Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini e benvenuti su un nuovo video di Giappone. Allora, siccome l'altro giorno avevo fatto il video delle cose che mi mancano dei ristoranti giapponesi rispetto ai ristoranti in Italia, quale cosa migliore se non dire cosa mi manca anche dei treni? Perché prima ho fatto il viaggio in treno, che ovviamente era in ritardo, e qua ho elencato le 5 cose che mi mancano dei treni giapponesi quando sono in Italia. La prima cosa è ovviamente la puntualità. Infatti la puntualità in Giappone è veramente una cosa importantissima, i treni non ritardano mai, e se ritardano si scusano e sono molto carini, mentre qua in Italia è praticamente normale, dovete tenere in conto che si ritarda e soprattutto se per caso ritarda oltre un tot vi ridaranno indietro il costo del biglietto, come secondo me dovrebbero fare anche in Italia, mentre in Italia, non so se vi è capitato con treno arrivarsi in ritardo, avete provato a chiedere il rimborso, vi danno il rimborso del 100% solo se ritarda più di 2 ore, giusto, con le frecce, ma in ogni caso non è che vi ridanno indietro i soldi, vi danno la possibilità di comprare un altro biglietto dello stesso valore, vi danno una specie di bonus, quindi diciamo che non è questa cosa insomma così utile, secondo me neanche carina. In Giappone una cosa divertente è che se questi treni ritardano vi daranno anche un biglietto quando uscite dalla stazione che dirà il vostro treno ha ritardato di tot minuti, che potete dare al posto di lavoro per far vedere che ha ritardato. In ogni caso, anche se non ha ritardato e voi vi ricordate che orario l'avete preso, la vostra compagnia o scuola può guardare in internet se quel treno è realmente ritardato, quindi fate attenzione a non mentire se un treno è ritardato. La seconda cosa sono le macchinette dei treni, perché veramente in Giappone le macchinette innanzitutto funzionano sempre, non ho mai trovate di guaste, o magari mi sarà successo una volta in 10 anni che sono là. Qua invece in Italia sono sempre lente, c'è sempre la coda e soprattutto ce ne sono veramente poche. Non so, sono sicuro che anche a voi vi è capitato questo problema, e soprattutto qualcuno mi deve spiegare perché adesso se i biglietti regionali, cioè comunque dei treni regionali, sì, funzionano solo per quel giorno, perché bisogna obliterarli, io non lo so. La terza cosa è sicuramente la pulizia, perché comunque i treni in Giappone, i bagni sono lì veramente sporchi, sporchi, almeno a me è capitato sempre di aver visto dei... Cioè sono proprio tenuti male, non sono solo sporchi, sono sporchi ma non sai da quanto tempo, e quello è una cosa un po' triste. Cioè non è che voglio sempre parlare male dell'Italia, però devo dire che il servizio offerto dai treni in Giappone rispetto all'Italia è completamente diverso, è una cosa veramente indecente. La quarta cosa è una cosa che vabbè è colpa sì dello Stato che non le pulisce, ma soprattutto anche di chi fa queste cose veramente incivili, perché già abbiamo dei treni vecchi. L'altro giorno mi era capitato di salire su questo treno nuovo, bello eccetera eccetera, e c'era un graffito che riempiva tutto, una facciata del treno, anche i vetri. Io dico, ma scusa, ma sta gente che fa i graffiti, veramente un po' di rispetto per le altre persone, perché veramente è una cosa bruttissima vedere questi graffiti, neanche originali, neanche belli, proprio veramente date solo fastidio alla gente. L'ho trovato veramente incivile, veramente una cosa brutta, che in Giappone sai, non è che devono pulire queste scritte, perché in Giappone non le fanno in primis queste cose, perché la gente ci pensa, e comunque se ti trovano ti prendi una grande multa. E la quinta cosa sono i controlli. I controlli, che non ho neanche colpa ai controllori, però spesso devo dire che in Italia è sempre più un problema, quindi secondo me devono... poverini, perché comunque anche i controllori cercano di chiedere il biglietto, ma spesso magari ci sono magari dei gruppi di più persone che magari non hanno il biglietto, e questa persona che magari fa il controllo e chiede se questa gente ha il biglietto non ce l'ha, magari poi dopo... viene anche malmenato eccetera eccetera. È una cosa veramente brutta, che però purtroppo in Italia sta succedendo. Io me ne sono andato dall'Italia 10 anni fa, e quando ho sentito di questa cosa, quando l'ho vista con i miei occhi, veramente ci sono rimasto, non lo so, è veramente una cosa brutta, che io spero che in Italia, cioè, si riesca a essere più civile. Qua non si parla solo degli italiani, o comunque di chi si comporta in questo modo, perché a prescindere di essere italiano o no, però è veramente una cosa brutta che deve cambiare. Io spero che cambierà il più presto. Spero che, siccome i controllori non è che possono fare il Superman della situazione, alla fine io li capisco, anche se chiedono a questa, cioè insomma, che chiedono a gente senza biglietto, che però è in un bel gruppo corposo e non hanno il biglietto, ovviamente non può fargli la multa, anche perché, cioè, anche se gliela fa o li fa scendere dal treno, potrebbe rischiare veramente di essere malmenato, che ne so. Quindi dovrebbero forse mettere dei controlli in maggiore stazione. Adesso su alcuni treni, comunque prima di salire sul treno ti chiedono il biglietto e queste cose qua, che è una cosa importante prima di salire sul treno, che così il controllore non deve fare la Sailor Moon della situation. E anche a Milano per entrare in stazione c'è questa specie di controllo, che se non hai il biglietto non puoi accedere ai treni. Spero che in tutte le stazioni italiane lo facciano, ovviamente nei paesini non è possibile, però io spero che migliori la situazione, perché sarebbe veramente importante, soprattutto i graffiti. Veramente, se conoscete qualcuno che li fa, io non lo so, cioè io se fossi genitore di questi veramente mi vergognerei, per favore, dai, come che sporca la terra, cioè, lo so che questo era un video che... però sono quelle cose che mi fanno veramente arrabbiare, perché abbiamo delle cose bellissime in Italia e per colpa di pochi stronzi le stiamo
distruggendo, veramente. Abbiate un po' di amore per il vostro paese e un po' di rispetto anche per gli altri. Fate un po' come farebbero, ma non i giapponesi, come farebbero le persone gentili, perché è quelle che rispettano gli altri. Fatelo anche voi. Secondo me è un messaggio importante che spero che arrivi a molti. Ditemi che cosa ne pensate, condividete questo video e spero che condividete anche questi valori. Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Condividete questo video, continuate a iscrivervi. Un bacio, un saluto dal vostro Seba in Trentino, che presto però torna in Giappone. Ciao ciao e grazie a tutti.